Buonasera a tutti, benvenuti. Bello questo applauso così spontaneo e carico d'affetto. Concerto evento della banda musicale della Polizia di Stato, quindi veramente una serata di grande emozione. Vogliamo rendere omaggio proprio alla città di Cassino, questo splendido ed accogliente teatro, con questo concerto Cassino, città di arte, cultura, di storia e di tradizione. Ricordiamo la banda della Polizia, una delle più importanti e prestigiose, fondata nel 1928, e naturalmente io vorrei subito un grandissimo applauso per chi dirige questa banda. È partito già nel migliore dei modi dal 92, diretta magistralmente dal maestro Maurizio Billi, è proprio con il maestro Billi che la banda ha eseguito in Italia e all'estero, pensate, ben più di 500 concerti. Quindi grazie veramente, questo fiore all'occhiello che tiene alta la bandiera e il tricolore italiano. Un ringraziamento a tutte le autorità presenti, cito in particolar modo il prefetto di Frosinone, buonasera, benvenuto. Il questore Giuseppe De Matteis, nonché anche ideatore ed organizzatore di questo evento. Beh, ci vuole veramente un applauso fortissimo. Grazie a tutte le autorità presenti, al comune di Cassino, al sindaco Petrarcone. Ma prima di iniziare quindi con la magia musicale, io vorrei accanto a me il dottor Giacomo Guerrera, presidente nazionale dell'UNICEF. Copriamo questo bel momento con un applauso insieme al presidente dell'UNICEF, l'ambasciatore di Israele, Sua Eccellenza Amos Radian. Buonasera, benvenuto, un piacere incontrarla. Prego, allora a lei saluti di rito, siamo quindi in apertura, un messaggio di solidarietà e di fratellanza. Sì, sicuramente, innanzitutto buonasera a tutti, autorità civili, militari, religiose e tutti voi presenti che partecipate a questa bellissima iniziativa e ad ascoltare questa banda che è veramente eccezionale. Lo scoprirete per chi non la conosce, fra poco io ho avuto modo già di ascoltarla e vi assicuro che è un piacere sempre comunque ascoltare. Sono veramente bravissimi, io ringrazio anche la Polizia di Stato con la quale condividiamo alcuni progetti, ad esempio il progetto del poliziotto Un Amico in Più. Ma quello che questa sera vorrei lanciare è un obiettivo di civiltà. Vogliamo zero è un obiettivo di civiltà che noi come UNICEF ci siamo posti. Ci siamo posti perché vogliamo a tutti i costi raggiungere un risultato che per noi è importantissimo e che rappresenta ancora oggi la vergogna dell'umanità intera, perché ancora oggi purtroppo a morire sono 22.000 bambini, quando il sole sparirà del tutto e si nasconderà dietro le montagne, noi avremmo perso 22.000 bambini, e vi assicuro che questa è una vergogna. Ma quello che ho da dirvi questa sera è un messaggio di speranza, perché questo obiettivo, che come dicevo prima è un obiettivo di civiltà, possiamo raggiungerlo, e per noi non è una speranza o un sogno, è una certezza, e la certezza discende da ciò che facciamo e abbiamo fatto in questo periodo come UNICEF. Non vorrei essere particolarmente lungo, però vorrei dare questo messaggio a tutti voi che ci ascoltate in questo, che mi ascoltate in questo momento. Noi abbiamo modificato radicalmente il nostro modo di intervenire nei paesi poveri, abbiamo coinvolto nei progetti di sviluppo le popolazioni locali, questo ci ha permesso di modificare e di migliorare la performance economica, ma soprattutto ci ha consentito di intercettare le situazioni di vero bisogno dove era necessario intervenire. Una generazione dietro erano appena il doppio a morire, e se l'avessimo detto allora che volevamo dimezzare, probabilmente molti non avrebbero creduto a questa affermazione, e invece ci siamo riusciti in una generazione. Adesso un po' prima vogliamo farcela, perché abbiamo acquisito maggiore conoscenza, siamo intervenuti in maniera più profonda e più incisiva sui problemi, cercando di proprio intercettare dove esistono proprio ancora problemi e dove è possibile risolvere. Però ecco, quello che è necessario dire a tutti, che questo obiettivo di civiltà ha
una condizione, ha bisogno dell'aiuto di tutti quanti voi, qui in Italia e nel mondo, perché l'anno scorso l'UNICEF ha distribuito 2 miliardi e 500 mila vaccini, 25 milioni di zanzariere, del Plambinum, tanti altri prodotti, dei kit per la purificazione dell'acqua, ma tutto questo costa. E se vogliamo raggiungere questo risultato è necessario che ci sia la partecipazione di tutti voi. Noi possiamo metterci possiamo darvi la nostra certezza nel raggiungere questo obiettivo, perché abbiamo i mezzi per farlo, abbiamo la potenzialità che deriva dalla nostra esperienza ormai di 60 anni accanto all'infanzia. Con questa nostra esperienza pensiamo di riuscire a questo risultato. Chiediamo l'aiuto di tutti quanti voi. Io penso che a questo modo ciascuno di voi, facendo un piccolissimo sacrificio, anche perché poi il vaccino è direi l'intervento fondamentale per la riduzione della mortalità infantile, e vi assicuro che costano pochi centesimi l'uno. Noi dobbiamo fare di più per raggiungere questo risultato, e quindi io vi ringrazio per quanto volete fare per la nostra organizzazione. Grazie, piccoli gesti che contribuiscono a fare dei grandi risultati. Grazie a lei, è stato un piacere, buon lavoro. Accanto a me vorrei l'ambasciatore di Israele, Sua Eccellenza Amos Radian. Grazie infinitamente per aver accettato intanto il nostro invito. Concerto evento dell'anno della Polizia di Stato. Buonasera, benvenuto. Shalom, buonasera a tutti. Fra le parole forte del presidente dell'UNICEF e la bella musica che siamo per sentire, è difficile trovare parole, soprattutto per un straniero che deve parlare la musica italiano. È un linguaggio universale, non conosce barriere e confini. Assolutamente, ma io devo dire una cosa, io quando vedo le divise della polizia mi sento un po' invidioso, perché io ho cominciato la mia carriera come un poliziotto, poi ho fatto un salto di errore e sono andato alla politica estera, e potevo essere qui con voi a fare questa mi bella... permetta, però la polizia è per sempre, la politica è altalenante, quindi non si può immadire, ci potrebbe essere un ritorno felice. Assolutamente, ma il punto è che in questa giornata della polizia noi dobbiamo ricordare che qui c'è la gente che a volte dimentichiamo a dire grazie, perché la polizia si incontra in momenti difficili, ma quelli sono la gente che veramente mette o dà a noi la possibilità di vivere una vita tranquilla. Migliora la qualità della nostra vita. E questo è un momento per dire grazie. Vorrei anche ringraziare l'associazione Italia-Israele, la Associazione di Amicizia Italia di Israele, che lavora qui in questa zona, al prefetto, al questore, perché durante la giornata della memoria ricordano anche gli eventi che toccano anche noi israeliani. Una settimana fa la nazionale è andata ad Auschwitz, noi abbiamo mandato la signora Hanna Weiss, che è una sopravvissuta venuta da Trieste, a parlare con la nazionale. Poi la nazionale ha vinto, ha fatto 1-1, ha fatto bene in quel momento. E noi da qui auguriamo un grande successo alla nazionale italiana. Allora vi ringrazio per l'invito. E spero che sarà una bella serata a tutti noi. Grazie. Sicuramente il denominatore comune, oltre alla musica, sarà quello della solidarietà e della fratellanza tra i popoli, come lei ci ha testimoniato. Grazie. Allora, saluto alla Polizia dello Stato. Entriamo allora nel vivo della serata. Io però vorrei anche fare un saluto a un amico di tutti, lo possiamo anche dire, siamo proprio tra pochi intimi, questa sera non ci sente nessuno, il dottor Achille Pagliuca, presidente dell'ACI, l'uomo più mondano del pianeta.
L'ho detto Achille dopo l'ambasciatore, dopo la discesa dell'ambasciatore. Allora, entriamo nel vivo della serata e quindi, come diceva appunto l'ambasciatore, dobbiamo dire grazie alla polizia, ma dobbiamo dire anche, per quanto riguarda questa serata, grazie a lui che contribuisce con la sua professionalità a rendere ancora più importante la musica della banda della Polizia di Stato in Italia e all'estero. Un vero e proprio numero uno, il maestro Maurizio Billi. Un piacere ed un onore. E in attesa che arriva il maestro Billi, vogliamo allora entrare proprio nel vivo con la musica, con... Prego. Buonasera. Partiamo con quest'opera del 1829, Guglielmo Tell, sinfonia, opera in quattro atti che segna la fine della sfolgurante carriera di Rossini, carriera teatrale naturalmente di Rossini, a soli 37 anni. Guglielmo Tell, sinfonia di Gioachino Rossini, dirige la banda il maestro Maurizio Billi.